Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di un romanzo molto interessante pubblicato dalla casa editrice Mondadori, si intitola I colori dopo il bianco di Nicola Lecca. Si tratta di un romanzo particolare ambientato tra Innsbruck e Marsiglia, due città descritte dall'autore in maniera estremamente diversa, all'opposto oserei dire. Innsbruck, una città molto ligia al dovere, molto asettica, oserei dire, rigida, rispettosa delle regole. Marsiglia invece, quella creativa, piena di colori, piena di persone, piena di anche di gioia di vivere dimostrata. Lo fa attraverso gli occhi di Silke, una ragazza nata a Innsbruck da una famiglia abbiente, dove il rigore e la precisione hanno sempre fatto di loro una famiglia esemplare. Una famiglia abbiente, rigida sulle regole. Ebbene, un comportamento azzardato di Silke la costringerà ad allontanarsi dalla sua città, dalla sua famiglia e troverà riparo, per così dire, a Marsiglia, in Francia. E qui si troverà immediatamente a scontrarsi con quello che è la realtà. La perfezione, come sappiamo, ha un costo molto alto e per questo Silke trova rifugio a Marsiglia, che per lei è una sorta di angolo di pace, una sorta di pausa dalla propria vita per poter poi ripartire e rivedere un po' tutto quello che è stato la sua vita fino a quel momento e come intende viverla da qui al futuro. Avrà due improbabili angeli custodi, un ladruncolo con gli occhi azzurri e un'ex prostituta dal sorriso contagioso. Il libro parla di un viaggio, in realtà è un viaggio tra due città così diverse, così all'opposto, una Innsbruck che potremmo definire bianca, come proprio è il colore dopo il bianco, il titolo di questo romanzo, e Marsiglia, quella colorata, piena di vita. È un'idea di libertà questo viaggio, un viaggio di una ragazza che cerca la libertà in risposta all'oppressione del pregiudizio, del giudizio, dei canoni imposti dalla società. La perfezione, come abbiamo detto, ha un costo molto alto e bisogna vedere se effettivamente la felicità sta nella perfezione. Se c'è un insegnamento che forse trapela da questo romanzo, è proprio quello che i sentimenti è necessario viverli senza paura nella vita, con anche il limite dell'imperfezione, con la bellezza della diversità, con il coraggio di essere chi siamo. Un romanzo davvero godibile sotto tutti i punti di vista per scoprire due città così diverse, ma per riscoprire anche se stessi all'interno di questo romanzo. Consigliatissimo quindi I colori dopo il bianco di Nicola Lecca, pubblicato dalla casa editrice Mondadori. E con questo è tutto per l'appuntamento di oggi. Vi ricordo che queste e tutte le altre puntate di Bookmania saranno visibili successivamente anche tramite il blog Wonderful Monster. Grazie a tutti e un saluto da Erika.